Ciao ragazze! Allora sono tornata con un nuovo video e questo sarà un video haul slick. Allora, ho un po' di prodottini da farvi vedere, di alcuni vi so già dire, vi so già dare qualche opinione, di altri ancora no, perché devo ancora provarli. E quindi niente, partiamo con il Allora, ho video. sistemato anche un po' le impostazioni. Scusatemi se vedete questa parte all'ombra e questa soleggiata, ma ho spostato dall'altra parte il divano e quindi ho la finestra a sinistra. Allora, parto con il farvi vedere queste quattro palette. Allora, tenete presente che gli swatch delle palette ve li farò in dei video a parte perché sennò mi porta via un sacco di tempo e i video diventano lunghissimi. Anche perché metterò a confronto, vi farò vedere le due palette con i colori matte, che sono appunto queste due. Farò un video per i candy, che è questa appunto palette edizione limitata nuova. E poi farò un video per questa che è l'acid, che ha dei colori fluo. Intanto ve li faccio comunque vedere, così vi fate un'idea, e parto proprio dall'acid, che è la numero 570, il solito packaging di Sleek. Io adoro queste palette, ma ormai lo sapete. E dentro abbiamo uno specchio gigante e 12 ombretti. Questi sono appunto i colori, sono tutti fluo e sono super pigmentati come tutte le palette Sleek. Stupenda. Ci sono i colori fluo, questi quattro che sono meravigliosi, ragazze. Comunque vi farò appunto un video con gli swatch. Per chi di voi volesse vedere l'altro video Sleek che ho fatto sulle palette con gli swatch della Laguna, la Snapshot e non mi ricordo, vi lascio comunque qui sotto nell'info box qui sotto nell'info box il link del video. E questa, ragazza, è appunto la acid che non ho ancora provato, ma i colori sono stupendi. Poi abbiamo questa palette edizione limitata i candy, che è bellissima, questa l'ho già utilizzata, ho già fatto qualche trucco e mi piace tantissimo, è un'edizione limitata, il costo è di 10 euro a palette e le trovate nel sito appunto Sleek o anche da Sephora. In alcuni Sephora da me qua no, però penso che nei Sephora più grandi tipo di Milano, Roma li trovate. Abbiamo sempre il solito specchio gigante. Poi abbiamo il fogliettino con i nomi, invece nell'acid non c'è, e sempre 12 ombretti. Molto molto carini. Abbiamo colori shimmer, colori matte e mi piace tanto. Poi hanno di quei nomi, i colori, ragazzi, che sono spettacolari. Questa è appunto i candy e poi ho le due palette con i colori matte, quella con i colori scuri e quella con i colori chiari, che è appunto sono appunto la 730 e la 731. Ve le faccio vedere. Allora, ho utilizzato solamente quella con i colori scuri, quindi la 731, e mi piace tantissimo, ragazze. È veramente bellissima questa palette. Abbiamo sempre lo specchio e i 12 colori. Io ho utilizzato questi tre colori per il momento, questi, e sono Flash Papier Bag e Villain, super pigmentate come tutte appunto le palette, un po' polverose perché sono un po' polverose, però durano tantissimo con sotto il primer, perché io utilizzo sempre il primer, mi durano tantissimo e hanno appunto una buonissima scrivenza. Questa
questa era quella con i colori scuri, la 731, e la 730 con i colori più chiari. Ve la faccio vedere adesso, questa non l'ho ancora utilizzata. Solito packaging, e questi sono i colori tutti matte. Bellissimi. Guardate, guardate anche questo giallo, che bello, eh? Qua mi dovrò sbizzarrire, ragazzi. Comunque vi giro prestissimo, vi giuro prestissimo il video con gli swatches, perché ne ho cercati tanti anch'io su internet, ma non sono riuscita a trovarne tantissimi, se non di americane, e però non si vedevano bene i colori, quindi vi girerò prestissimo il video con gli swatch di queste quattro palette. Così facciamo dei video brevi, e chi interessa uno si va a vedere uno, chi interessa l'altro si va a vedere l'altro. Poi ragazze, ho voluto provare anche uno dei pigmenti, perché sapete che anche Sleek ha i suoi pigmenti, e io ho preso questo. Guardate quanto è bello. Questo è Vintage. Ok. Questo è il colore, adesso lo swatchiamo. È un verde dorato, un verde dollaro, diciamo. Ed è bellissimo, a me piace tantissimo. All'interno ci sono 6,5 grammi di prodotto, quindi vi dura tantissimo. Infatti io ho cominciato, cioè, quando mi prendo i pigmenti, per non lasciarli là, li divido con qualche amica, con mia sorella, con qualcuno, e questo è super bellissimo. Non so la durata perché non l'ho ancora utilizzato, ma vi farò sapere magari. Allora ragazzi, il prossimo prodotto che vi voglio far vedere è questo tester kit del fondotinta cream to powder, appunto di Sleek, che sarebbe poi questo. Allora, la cosa bella di Sleek è che comprando su internet molte volte non riusciamo ad azzeccare il colore, e quindi loro hanno creato questo kit di fondi dove ci sono dentro appunto 5 colorazioni che voi vi prendete e provate a casa, vedete qual è il colore che più vi sta meglio. Io avevo preso quelli del mio colore, di quelli fluidi, appunto per provarli, però non mi piaceva tanto, quindi non l'ho più ordinato. E appunto la fortuna è che avete la possibilità, con 3-4 euro, di provare prima il fondotinta, di capire un attimino come vi trovate e di trovare soprattutto il colore che più vi sta meglio. Allora, ovviamente i colori chiari non c'erano, quindi io ho ben pensato di prendere questi colori scuri. Questo è il kit medio, con i colori medi, guardate che quanto sono scuri. E ho pensato di utilizzarli per fare il contouring, solamente che nella mia pelle, per la mia pelle non vanno assolutamente bene, perché sono molto molto scuri e molto aranciati, e quindi anche sfumandoli bene si vede troppo lo stacco. Magari se riesco a prendere un po' di colore possono andare bene. Comunque è una bellissima idea, perché appunto per chi ha una carnagione magari diversa dalla mia, questa idea di utilizzare per fare il contouring potrebbe anche funzionare, e soprattutto perché potete appunto trovare il colore che più vi sta meglio. Io ho preso anche il fondo, sono andata un po' a fortuna, e mi è andata bene, perché ho preso questo che è il 702 White Rose ed è la mia colorazione perfetta.
Io poi prima di ordinare su internet mi vado a vedere in giro su Google le immagini, gli swatch e mi è andata bene, insomma. Allora, questo fondo l'ho già utilizzato qualche volta, mi piace, va benissimo per le pelli grasse e miste. Unica cosa è che qui nella zona appunto del naso tende ad aprirsi un pochino non so come spiegarvi, a squamarsi, perché non so, avete presente il fondoneve, quello light coverage che hanno fatto, quello pesantino, che vi faceva tutte le squamette nel naso, mi faceva tutte le squamette nel naso. Questo è uguale, ma basta fissarlo bene e resiste. È oil free, appunto, e mi piace tanto. Va steso bene perché bisogna perderci un po' di più tempo, ne basta pochissimo, altrimenti vi fa l'effetto mascherone. Però a me questo piace tanto. Dentro ci sono 9 grammi di prodotto, durata 12 mesi, e c'è appunto lo specchietto, il fondotinta, e all'interno c'è anche la spugnetta. Bello comodo, mi piace, e questo costa attorno ai 10 euro. Allora, gli ultimi tre prodottini che vi faccio vedere sono questi, e sono due rossettini e un pot paint, sempre serie limitata il candy. E parto con il farvi vedere appunto i due rossettini. Sono due rossettini Shein, anche se io ero convinta fossero matte, non so perché. E il primo che vi faccio vedere è questo rossettino, che è il Coral Reef, che è il numero 700 72, eccolo qua, ed è un colore che bisogna vedere, ragazze, perché sembra rosso ma ha dei riflessi fucsia, è bellissimo, è un colore bellissimo. Ora vi faccio lo swatch qui, cioè come potete notare la scrivenza è pazzesca. Sono morbidissimi, durano tantissimo, e questo è il rossetto appunto. Poi ve lo farò vedere anche indossato. Adesso, e questo appunto è il rossetto. È meraviglioso, è morbidissimo sulle labbra e resiste tantissimo. Poi ragazze, l'altro rossetto è questo ed è il 771 Baby Doll, che è questo rosa pazzesco, è chiarissimo, è bellissimo questo rosa e anche questo super iper scriventissimo. Ve lo swatcho qui. Adesso su un distante riuscite già a vederlo. Eccolo qua. Perché io mi devo storcere la mano ogni volta? Eccolo lì. Adesso comunque ve lo faccio vedere indossato. È un bel rosa, ragazze. Non è sobrio, è molto strong. Io ve li consiglio, io ve li straconsiglio. I rossetti Slick sono bellissimi. Hanno delle colorazioni un po' pazzerelle, molto, molto, molto particolari. L'ultimo che vi faccio vedere è appunto il Pot Paint dell'edizione limitata iCandy. E questo è l'873, si chiama Lollipop Shade numero 873. Eccolo qua, edizione limitata. È bellissimo, ragazze,
È pazzesco questo colore. È un fucsia pop. Adesso ve lo faccio vedere indossato. Io questo lo stendo con un pennellino, ne basta veramente pochissimo e resiste tantissimo. Bene ragazze, incredibile ma vero, il video è finito, questo era tutto e spero vi sia piaciuto. Se avete qualche domandina specifica, un commentino qui sotto è gradito. Se il video vi è piaciuto, spolliciate. Se non vi è piaciuto, ditemi cosa non vi è piaciuto a parte me. E niente ragazze, ci vediamo presto nel prossimo video. Prestissimo, anzi, mi sa che già oggi pomeriggio registrerò i video per dove vi faccio gli swatch delle palette Sleek. Se non è oggi pomeriggio, è massimo domani. E niente, quindi ci vediamo presto nel prossimo video. Un bacione grande e a presto.